Bentornati su Giana Sisters Twisted Dreams, episodio numero 2. E andiamo a continuare la nostra avventura. Bene, sì, perché nel primo episodio, nell'episodio pilota, ok? In realtà non è ruolo episodio pilota perché avevo mostrato anche la versione Commodore 64 di Giana Sisters, quindi c'era anche un episodio 0, c'era stato. Comunque, nell'episodio 1 vi avevo fatto vedere fondamentalmente un pezzetto del primo livello. Ma poi abbiamo fatto tutto il tutorial. Ci sono quelli extra qua, sì, perché ci sono anche, come vedete, i livelli extra, speciale Halloween, speciale Natale, che poi li faremo. Però prima andiamo a dedicarci al gioco, perché dobbiamo fare. Allora, c'è stato il livello normale, che è i livelli più accessibili, meno pericolosi e con più checkpoint e nessun blocco. E poi c'è difficile, modalità base per sbloccare nuovi livelli. Completando il livello lo si sblocca per altre modalità. Quindi, in pratica, a me converrebbe iniziare da difficile in teoria. Però ci sono meno checkpoint e meno più pericoli. Allora, quindi sono un po' indeciso. Poi sono altre modalità impossibili. Tipo questa, devi rifare tutto il gioco senza mai fermarti, senza mai morire. Questo è impossibile da fare. Un attimo a vedere i trofei per vedere quali mi conviene fare per sbloccare più trofei, perché non c'è il platino in questo gioco, ma ci sono tanti tanti trofei, quindi andiamo a vedere. Vado un attimo a vedere e ve lo dico, eh. Allora, in pratica c'è un trofeo che devi sbloccare la modalità riducibile. E poi ci sono altri trofei che ti richiedono di finire, fare dei buoni punteggi nelle modalità score attack e time attack. Questo vuol dire che io queste modalità le devo sbloccare per prendere tutti i trofei. Quindi devo per forza fare la modalità difficile, altrimenti le altre modalità non me le sbloccano. Quindi meno checkpoint, più nemici e andiamo a giocare. Livello 1, Hansel e Gretel, che praticamente dovrebbe essere il boss Hansel e Gretel. Ok, la intro la saltiamo perché l'abbiamo visto nello scorso episodio. E andiamo a giocare. Allora, in questo momento ci sono 392 gemme. Non pretendo di prenderle tutte, però vediamo un po'. Allora, qua siamo in un livello veramente tipo Halloween. Guardate, ci sono anche le bare. Una cosa tremenda. C'è un albero mortale con le braccia. Guardate, sembra preso. Non so se avete mai visto i Masters of the Universe, i giocattoli. Io ho uno dei playset che è la Fright Zone, e c'è un albero tipo così che acchiappa i personaggi, li intrappola. Allora, poi devo spaccare. E non posso, come faccio? Devo trasformare il livello. E non me lo fa fare ancora. Mi fa fare un cacchio, come faccio? Ah, devo fa da sotto devo fare. Ah, ok. Un diavolone. Boom. Allora, inizialmente non possiamo cambiare mondo, ma adesso tra poco lo potremo fare. Però prima c'è un nemico abbastanza grosso che si presenterà a noi. Eccolo qua. Tra poco arriva. No, ancora non è. Nella versione PC, cioè nella prima versione arrivava, c'era qua il nemico. Qua invece ti fanno fare una piccola parte di platform normale inizialmente. Ma qua sotto siamo a. No, là sotto c'è il buco, ci stanno i cartelli, vogliono dire che lì sotto c'è un pericolo, è meglio che non ci vado. Ehi, il mega diamante! Ah, eccolo qua il nemico gigante, ecco. Questo è il drago che ha rapito la nostra sorellina. E se l'è pappata! Come se l'è pappata? Direi che dobbiamo. Ha fatto pure rutto. Direi che dobbiamo fargliela risputare al più presto. Ma adesso l'anima della sorella cattiva, a quanto mi ricordo. Cioè, no, non devo salvare la sorella, mi devo vendicare. Cioè, io non me lo ricordavo la trama di questo gioco. In pratica, adesso io posso trasformarmi nella sorella cattiva.
E il mondo attorno a me ovviamente si trasforma in un mondo buono, come vedete. E la musica diventa rock. Io posso andare qua sotto. Devo scendere sotto, no? Sbagliato! Sì, presi tutti e vai! Ok, abbiamo finito il primo livello, regà! Presi anche tutti, tutte le gemme! Cos'è lo zero? Ah, niente morti? Ah, quello è il cartello, il numero di morti che hai fatto. Niente morti, quindi mi ha dato 5 stelle rosse, perché non sono mai morto, regà! Fantastico! Allora, dicevo, scusate se ho parlato poco in questo livello, soprattutto verso la fine, perché ero molto concentrato sul gioco e sulla musica, perché il gioco è intellettualmente impegnativo, poi più vai avanti più diventa complesso, ma poi soprattutto cercavo anche il momento migliore per cambiare, non solo dal punto di vista del gameplay, cioè per prendere tutte le gemme, cambiare forma e mondo, ma anche per rendere il gameplay più piacevole da vedere, nel senso cambiavo al punto giusto della musica, cioè queste cose qua che magari molti non ci fanno caso a queste cose, ma io queste cose tendo un po' a curarle quando faccio i gameplay, ma anche quando gioco per conto mio a volte le curo. Tipo io quando non registravo gameplay tanti anni fa nei giochi 3D, comunque mi piaceva aggiustare la telecamera
in modo che il gioco fosse più spettacolare possibile, no? Tipo durante le cutscenes o i punti non interattivi ruotavo la telecamera intorno alla scena per dare un effetto tipo alla... non lo so, alla Sam Raimi, no? Cioè, c'è sempre c'è avuto un po' sta cosa da regista videoludico io. Comunque, andiamo a fare il livello 2, foresta turbinata, perché la prima era Prato Ridente, ma la seconda è foresta turbinata, andiamo a farla. Andiamo. Questo gioco è fantastico, veramente, io quando ci gioco mi trasmette quella sensazione di quando ero piccolo e giocavo ai giochi del Commodore 64, o quando mio padre andava in edicola e mi comprava il giornale con dentro i giochi, tipo Radio Elettronica e Computer, no? Che era un giornale dove dentro c'erano anche dei giochi, che era una cosa fantastica, c'era la cassetta legata. Fantastico, ragazzi. Questo qui è il remix della musica dei titoli di Genesis, che è bellissima. Come faccio ad andare lì? Non mi ricordo come si usa. Ah, ho sbagliato. Aspettate, eh. Allora, devo praticamente fare la piroetta e poi a mezz'aria devo cambiare il mondo con il tasto L2, con il grilletto. Ecco fatto, fantastico. Che è quella roba? Allora, se premo tante volte il tasto giravolta, lei volteggia di più e scende meno. Invece se lo lascio, lei fa subito giù. Un po' come faceva Bomb Jack. Ve lo ricordate Bomb Jack della Teca?
Quello come se lo raggiungo? Sì! Sì, abbiamo finito il livello, regalo! E olè! Solo 2 stelle mi ha dato! Ah, perché ho mancato un sacco di gemme! 4 stelle mi ha dato, però... Scusate! Le altre 50 gemme dove stavano, che non c'erano, non c'erano! Non l'ho viste proprio le altre 50 stelle, regà, non l'ho viste, cacchio stavano! Non lo so, comunque abbiamo mancato un sacco di stelle, un disastro, non so che... Ma l'avete visto voi? Io non ho visto, forse c'erano in qualche passaggio segreto, non lo so. Comunque ragazzi, per questa volta abbiamo finito anche questo episodio di Gianna Sister Twisted Dreams Direct Souls Cut. E per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio, sperando che questo gioco a voi piaccia tanto quanto me. Io sto gioco lo amo, veramente è una cosa stupenda, sto gioco è un piccolo capolavoro, Vi consiglio di recuperare anche la versione per Nintendo DS di Gianna Sisters, perché era molto molto bella quella. Non mi ha fatto rimpiangere il New Mario Bros. Per DS, ve dico la verità, non me l'ha fatto rimpiangere, anzi, un ottimo platform, secondo me, Gianna Sisters per DS, che non c'ha queste meccaniche di cambio mondi, è un po' più tradizionale, somiglia un po' più a Mario classici, però è bellissimo, ve lo consiglio tantissimo, recuperatelo in qualche modo perché pure quello è un gioco fantastico. Ok ragazzi, lasciamo le due gemelline a giocare con i loro Nintendo DS, giustamente stanno giocando al loro stesso gioco, immagino. E per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!